Purtroppo sono cose che vanno a invalidarti, a renderti difficile la vita, il quotidiano. Nessuno si merita qualcosa del genere e non ci vengono dati i giusti supporti per affrontarlo e stare bene. Perché comunque la vulvodinia colpisce una donna su sette, cioè non è rara per niente, eppure è tutto sulle nostre spalle. La vulvodinia è una sindrome invisibile che viene, diciamo, diagnosticata nel migliore delle ipotesi alle donne nel periodo fertile, quindi dai 20 ai 40 anni. Non viene riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. Si divide tra vestibolodinia, che è la parte della patologia che ha la maggior parte delle donne, quella meno grave, e vulvodinia, che invece appunto è la più intensa e la più destabilizzante, cioè arriva ad un livello proprio di disabilità a volte. Il mio problema inizia all'incirca verso i 18-19 anni, dopo un anno dal primo rapporto. Che cosa accade? Io inizio in seguito appunto ai rapporti a sviluppare continuamente la cistite postcoitale, detta anche cistite da luna di miele. Avevo continuamente lo stimolo di andare in bagno, quindi di fare la pipì, il peso vescicale e dei bruciori a volte spontanei che comparivano dal nulla e che appunto non avendo idea io attribuivo a cistite, ma in realtà sono pruriti, bruciori. Quindi inizia un po', diciamo, il mio cammino alla ricerca di una risposta, una diagnosi. Mi faccio visitare circa una o due volte all'anno da moltissimi ginecologi e per 4 anni all'incirca non ottengo nessuna risposta. Non tutti sono formati adeguatamente, hanno studiato abbastanza, ho preso le giuste specializzazioni per arrivare a diagnosticare la vulvodinia. La svolta è stata trovare per caso un video che parlava proprio di vulvodinia, della parte più acuta del problema, quindi della vera vulvodinia che è straziante e appunto porta quasi alla disabilità, come dicevo prima, e oggettivamente mi sono detta forse potrei rientrare in una parte molto lieve di questa patologia. La vulvodinia comporta almeno un po' di ipersensibilità. Ipersensibilità quindi significa che proprio il contatto con qualcosa, al di là del rapporto sessuale, proprio il contatto anche, che ne so, con l'intimo, possa dare fastidio. Di conseguenza si prendono una serie di accorgimenti che io ho collezionato nell'arco di tutti questi anni: indossare meno possibile l'intimo, soprattutto magari quando si è in casa, o comunque sceglierlo delicato, quindi in cotone, bianco, dei tagli anche, diciamo, meno invasivi e meno a contatto possibile con la pelle. Per me è cambiato un po' il vestiario, nel senso che se indosso i pantaloni sono soltanto modelli più larghi, più comodi, confortevoli, altrimenti se no le gonne. Addirittura alcune donne arrivano a comprare delle calze che hanno ritagliato il cavallo e che quindi non sono a contatto con la cuscitura. L'assorbente interno va ad essere eliminato perché è impossibile. Si utilizzano spesso creme lenitive, anche una dieta personalizzata, quindi antinfiammatoria. Ci sono un sacco di cose da tenere in considerazione che ti cambiano alla fine la vita. Economicamente diventa pesante, diventano pesanti le visite, sia la prima, che di solito per la diagnosi è quella un pochino più gravosa, sia i controlli, diciamo, che vengono effettuati nel migliore dei casi 2 o 3 volte all'anno. Io ho dovuto sostenere i costi di farmaci, di integratori, che assurdo ma sono la cosa più costosa, e poi di fisioterapia per la riabilitazione del pavimento pelvico. Sicuramente una riduzione dei costi, purtroppo sono cose che vanno a invalidarti, a renderti difficile la vita, il quotidiano. Non tutti possono stare dietro a questi costi, perché nessuno si merita qualcosa del genere e non ci vengono dati i giusti supporti per affrontarlo e stare bene, perché comunque la vulvodinia colpisce una donna su sette, cioè non è rara per niente, eppure
è tutto sulle nostre spalle. Se posso parlarne e se posso aprire gli occhi a qualcun altro, che sia una ragazza che può soffrirne o un'amica di qualcuno che può soffrirne o il fidanzato, il fratello, perché non farlo? Le cose si possono cambiare, si possono migliorare. Se lo scoglio principale è trovare il coraggio per andare a farsi visitare, io vi dico trovatelo, perché ne vale la pena.